della compagnia stanno provando il finale del terzo atto di Casa di Bambola. Attorno arrivano altre attrici e sei donne che guardano. Prego. Ridere così. Già meglio. Ricordati che lui ha scoperto tutto, che hai falsificato la firma sulla cambiale. Che vuol dire questo? Sai cosa c'è scritto in questa lettera? Sì, lo so. Lasciami andare. Dove vuoi andare? Non devi salvarmi, Torvald. È vero. È vero quello che scrive. È spaventoso. No, non è possibile che sia vero. È vero. Ti ho amato più di qualsiasi cosa su questa terra. Non cominciare con delle scuse stupide. Torvald! Disgraziata! Cosa hai fatto? Non dovrei sopportare le conseguenze della mia colpa. Non dovrei addossartela più. Non fare la commedia. Capisci cosa hai fatto? Rispondimi! Lo capisci? Sì, adesso comincio a capirlo più in fondo. Guarda che qua il tono cambia. Tu ti aspettavi una reazione diversa. Sei delusa, amareggiata. Hai falsificato la firma sulla cambiale di tuo papà. Perché avevi bisogno di soldi per curare tuo marito. E quindi ti aspettavi che lui si sarebbe commosso, no? Capito? Dai. Ah, che terribile risveglio. In tutti questi 8 anni, quella che è stata la mia luce, il mio orgoglio, era una bugiarda, un'ipocrita. Peggio, peggio, una criminale. Quanta bruttura senza fondo in tutto questo. Vergogna, vergogna! Avrei dovuto immaginarlo, avrei dovuto prevederlo che sarebbe successo qualcosa di simile. Adesso hai distrutto tutta la mia felicità, hai compromesso tutto il mio avvenire. Dovrò andare in miseria e affondare per colpa di una donna senza testa. Quando non ci sarò più, sarai libero. No, la cosa deve essere messa a tacere ad ogni costo. E per quel che riguarda noi due, tutto dovrà sembrare come prima. Ma naturalmente solo per il mondo. Tu dunque rimarrai qui, in casa. Ma non ti sarà concesso di educare i bambini. Quelli non ho il coraggio di affidarteli. Da oggi in poi non conta più la felicità. Quello che conta è raccogliere i frammenti, la parete. Che cos'è? Così tardi? C'è una lettera per la signora. Dammelo, voglio leggerla io. Leggila. Siamo salvi tutti e due. Ti restituisce l'atto di obbligazione. Siamo salvi, Nora. Nessuno può farti più nulla. Oh, Nora, Nora. Ma che cos'è quel viso così duro? Sembra che tu non possa credere che ti abbia perdonato. Ma è così, Nora, te lo giuro. Ti ho perdonato tutto. Lo so bene che quello che hai fatto lo hai fatto per amor mio. Questo è vero. Tu mi hai amato come ogni sposa deve amare suo marito. Basta che ti appoggi a me. Ti consiglierò, ti guiderò io. Ti ho perdonato, Nora, te lo giuro, ti ho perdonato. Ti ringrazio del tuo perdono. Per un uomo c'è tanta indescrivibile dolcezza e soddisfazione nel sapere di aver perdonato la propria sposa. Siediti, Torvald. Nora, ma che vuol dire quel viso così duro? Siediti, ci vorrà diverso tempo. Ho molte cose di cui parlarti. Mi fai paura, Nora, io non ti capisco. È proprio questo, tu non mi capisci, io non ho mai capito te prima di stasera. Ma Nora, no, io volevo... non interrompermi, è venuta l'ora della resa dei conti, Torvald. Non mi hai mai compresa, avete commesso gravi errori a mio danno. Prima il papà, poi tu. Ma come? Noi due che ti abbiamo amato più di ogni cosa al mondo. Voi non mi avete mai amata. Mi faceva soltanto piacere ad essere innamorata di me. Ma no, così molla. Ma non sono molla. No, buonanotte, è colpa del copione, scusa. Ce l'ha morte quel copione, è il suo acerrimo nemico. Non è che ce l'ha morte quel copione, è che finché non imparerete che prima bisogna studiare
e poi si arriva qua e si prova, non riusciremo mai a recitare. Ma sì, abbiamo appena cominciato. Ho capito io. Dacci tempo. A casa. Dacci il tempo è nato. Va bene, scusate. Però cambiamo. Adesso cambiamo le parti. Allora, la parte sua della Giulia la farà Luna. E la parte di Elena la farà la Vedana. Sì. No, ma dico, mai visto. Cosa che è? Prima, voi non mi avete mai amata. Voi non mi avete mai amata. Vi faceva soltanto piacere di essere innamorati di me. Ma cosa dici, Nora? Quando ero in casa del babbo, mi chiamava la sua bambola e giocava con me come io giocavo con le mie bambole. Poi entra in casa tua. Così parli del nostro matrimonio? Voglio dire che passai dalle mani di mio padre alle tue. E tu regolasti ogni cosa sul tuo gusto. Ed io ebbi lo stesso gusto tuo. Ma non so più con sicurezza. Se ci ripenso, ho l'impressione di essere vissuta qui, 8 anni, come una mendicante. Ma eri tu che volevi così. Non sei ridicola e ingrata, Nora. Qui non sei stata forse felice? No, mai. Ho creduto, ma non lo sono stata mai. No, felice. Bene. Soltanto allegra. E tu? Tu sei sempre stato tanto gentile con me. Ma vedi, la nostra casa non era altro che una stanza da gioco. Qui sono stata la tua moglie bambola. Come in casa del babbo, ero la figlia bambola. Quando mi prendevi e giocavi con me, mi divertivo come si divertivano i bambini quando li prendevo e giocavo con loro. Questa, Torvald, è stata la nostra vita coniugale. C'è qualcosa di vero nelle tue parole. Per quanto esagerate ed esaltate. Ma adesso le cose cambieranno. Il tempo del gioco è finito. Adesso è il tempo dell'educazione. Oh, Torvald, tu non sei un uomo da educare me a diventare la donna che fa per te. Ma proprio Torvald si dovrà chiamare sto marito. Beh, se si fa casa di bambola, è nel Torvald dovrà essere. State zitte, avanti. E lo dici così? Sempre da Nora. Oh, Torvald, tu non sei un uomo da educare me a diventare la donna che fa per te. E lo dici così. E io? Sono io forse preparata al compito di educare i bambini. C'è un altro compito che prima devo assolvere. Devo cercare di educare me stessa. E tu? Tu non sei l'uomo da aiutarmi. Perciò ti abbandono. Non alzarti prima che abbia finito. Sei piena di sorpresa, no? Perché lei ha detto questa cosa, quindi prima ti pensi su e poi ti alzi. E io? Sono io forse preparata al compito di educare i bambini? C'è un altro compito che prima devo assolvere. Devo cercare di educare me stessa. E tu? Tu non sei l'uomo da aiutarmi. Perciò ti abbandono. Ma cosa dici? In primo luogo sei moglie e madre. Non lo credo più. Credo d'essere prima di tutto una creatura umana al pari di te. O almeno voglio tentare di diventarlo. So bene, Torvald, che il mondo darà ragione a te. Ma ciò che dice il mondo non può più essere norma per me. Ma il senso morale almeno ce l'avrai. Ce l'hai? Rispondi! Ma non lo so. Sono sconcertata. Ora sento che le leggi sono diverse da quelle che pensavo, ma non riesco a convincermi che siano giuste. Ho falsificato una firma su quella cambiaria per risparmiare un dolore al mio vecchio padre morente e per salvare la vita a mio marito. Perché tutto ciò dovrebbe essermi infamante? Tu stai male, Nora. Tu hai la febbre. Tu vaneggi. Non sono mai stata così limpida e sicura come ora. E limpida e sicura abbandoni tuo marito e i tuoi figli. Precisamente. Allora, non c'è che una spiegazione possibile. Quale? Tu non mi ami più. Esatto. E lo dici così? Ecco, Torvald, ne sono profondamente addolorata. Perché tu sei sempre stato tanto gentile con me, ma cosa vuoi farci? Non ti amo più.
E potresti almeno spiegarmi in che modo ho perduto il tuo amore? Sì, te lo spiego. È stato questa sera, quando il miracolo non è accaduto. Allora, mi sono resa conto che non sei l'uomo che credevo. Non ti capisco, Nora. Per 8 anni ho aspettato pazientemente, poiché, mio Dio, lo capivo anch'io che il miracolo non può avvenire tutti i giorni. Poi mi piombò addosso la rovina. E allora ero convinta che ti saresti fatto avanti, dicendo, il colpevole sono io. Ma Nora! Credi che avrei accettato da te un simile sacrificio? No, ma cosa sarebbero valse le mie assicurazioni di fronte alle tue? Questo era il miracolo che speravo con angoscia e ansietà. Ma io sarei disposto a lavorare giorno e notte per te. Sopporterei qualsiasi cosa, dolori, preoccupazioni. Ma nessuno, Nora, nessuno sacrifica il proprio onore per coloro che ama. Lo hanno fatto 100.000 donne. Tu parli come una bambina irragionevole. Può darsi, ma tu non pensi né parli come colui al quale potrei unirmi. Quando fu placata la tua angoscia, non per ciò che minacciava me, ma per ciò che avrebbe potuto minacciare te, facesti come non fosse successo nulla. Come sempre, ridiventai la tua lodoletta, che intendevi portare in palma di mano, con raddoppiata cautela, perché tanto debole e fragile. Oh, Thorvald, in quel momento ho avuto l'intuizione di essere vissuta qui, 8 anni con un estraneo, e di aver avuto con lui 3 figliuoli. Non ci devo pensare. Lo vedo, infatti. Tra di noi, ormai si è aperto un abisso. Così come sono, non sono la donna che sta per te. Ma io ce l'ho la forza per cambiare. Forse, se ti si leva la bambola. Ma staccarmi da te, Nora, è inconcepibile! Tanto più risolutamente bisogna farlo. Ma non adesso. Aspetta fino a domani almeno. Non posso passare la notte in casa di un estraneo. Dunque io non sarò per te più altro che un estraneo. Oh, Thorvald, allora dovrebbe avvenire il più grande miracolo. Ma dimmelo, quale miracolo? Vedi, dovrebbe avverarsi in noi un tale mutamento che... Thorvald, non credo più nei miracoli. Ma ci voglio credere io, dai, finisci la frase. Un tale mutamento che... Che la nostra convivenza possa diventare un matrimonio. Addio. Nora! Senti l'odore di vecchio, perché non tornare fino a ripide allora? Zeus, perché dunque hai messo tra gli uomini un ambiguo malanno portando le donne alla luce del sole? Quando si scrive sulle donne, bisogna infingere la penna nell'arcobaleno. Se iniziamo con le citazioni da Baci Perugina, io me ne vado sappiata. Ma sentite cosa vogliamo fare, un percorso storico o del teatro? Da qualche parte dovremmo pur cominciare. Per me Nora va bene. Lei è un simbolo anche, no? Poi gli attori mi sembrano bravi. Poi copiamo in mano. Ah, ma la storia è ridicola, anche per l'Ottocento. Perché? Ma dai, non se ne andava nessuna. Stavano in casa e facevano finta di niente, mandando giù. In cambio della protezione economica e sociale, rinunciavano alla loro libertà, non avevano scelta. Le donne più appassionanti, secondo me, sono quelle che lottano per essere viste, non solo guardate. Quando un'anima non viene riconosciuta, fa strane cose per attirare l'attenzione. Per me Nora è perfetta. Sono d'accordo. Lei vuole l'uguaglianza, non una società competitiva come quella in cui viviamo noi. No, vuole l'amicizia di suo marito. Sì, che per gli antichi era la perfetta uguaglianza e quindi la completa libertà e fiducia. Per quello i greci e i romani erano omosessuali, ma... Oggi nessuna donna viene più trattata come un'ingenua lodoletta, una bambolina di porcellana. Ma che ne sappiamo, dentro alle storie delle persone nessuno ci capisce. Secondo me agli uomini piace ancora fare i protettivi, così si sentono forti. Ma anche a molte donne, sai, piace farsi proteggere dal classico macio. Sì, e poi a volte te lo occio in te pianta a fare una più sesuola. Infatti vi ricordo che quando mio moroso avevo capito che aveva una storia con un'altra, io non so perché, avevo pensato che l'avrei riconquistato facendola fragile. Beh, non ti dico, guarda,
Non riuscivo neanche più a parlare, balbettavo, miagolavo persino, mi facevo senso proprio. E allora? Allora si vede che quell'altra era più brava di me a farla sfigata. La debolezza che non accettano è la loro. Beh, è anche vero che se sono sensibili, se qualche volta piangono, la gente subito dice che sono gay. L'avevo detto io che erano omosessuali. Ma nessuno oggi vuole mostrare la propria fragilità. Le donne l'hanno fatto per secoli. Magari facevano finta, adesso non siamo più capaci di fingere. Beh, ieri sera, tutto del prossimo tra i miei tagliatelle. Poi, ora fare dell'altro come al solito, il medico. Passa lì mio marito, vede che è pronta, e versa lui nei piatti una pappetta bella fissa. Poi dice a mia figlia con l'aria complice: ma quanta pasta ci ha messo la mamma nel brodo? L'altra sciagurata, invece di mostrare un po' di solidarietà, ride. Io, se fossi stata la classica donna di una volta, avrei pure riso beata. Lui sarebbe stato affagato, la cena sarebbe andata via liscia come l'olio, nonostante quel pastore da galline. E invece ho risposto. Perché l'ho smicurata, scusa? Ho messo 3 nidi di tagliatelle, uno a testa, ma intanto dovevo anche stendere, avviare un'altra lavatrice, spazzare per terra. E loro? E mio marito, sempre con la retta complice. Ma che fossero davvero 3? Lo sai, poverina la mamma, è distratta. Non ci si può contare? E beh, tu? Mi sono alzata. Sono andata alla credenza, ho preso sto pacco di tagliatelle e l'ho messo sul tavolo. E loro? E mio marito di nuovo. E che ne sappiamo che non ce n'erano delle altre da finire? Beh, mi sono alzata, ho buttato per terra il pacchetto di tagliatelle e mi sono messa a pestarla con tutta la rabbia che avevo al corpo. Dopodiché sono andata via, cena rovinata. Lo vedi che Ilz è più attuale di quel che crediamo. Neanche noi come Nora siamo più disponibili a fare la figura delle deficienze. Ma scusate, non siamo qui per denunciare la violenza che c'è in giro oggi. Allora facciamolo più credibile, sto Torvald. Quando Nora dice addio, lui tira fuori un bel coltello di 20 cm e glielo picca dritto nella schiena. Ai! No, ho un'idea! Si potrebbe prendere, sai, quei ceppi di legno pieni di coltelli? Che così fa meno fatica a cercarlo, no? E allora lì. Scusate donne, se volete una visione moderna, cercate di non cadere nei cliché, donna sensibile, fragile, emotiva. Io le vedo quelle di oggi, sono forti, aggressive, insensibili davanti agli ex mariti con richieste esorbitanti di alimenti, calcolatrici e determinate. E allora giù una bella coltellata nella schiena. Ai! Finiamo con questi coltelli? No, non dico questo, ma ci mandate in rovina e in povertà. Ma cos'è tutta questa aggressività, questo spavento? Noi? Ma perché tutti? Anche gli uomini hanno il terrore della solitudine, credete a me. Pensare che si sta così bene, io la metterei come una delle condizioni necessarie per fare una buona vita, avere tutti i giorni del tempo da passare con se stessi. Se fossero delle ore, va bene, ma se diventassero giorni, mesi, anni, e allora te ne stai con qualcuno tutta la vita per paura di fare colazione da sola? Sapete, il grande amore che ho avuto io, biondo con gli occhi azzurri, da perderci la testa, dopo un anno era fantastico al 30%, per il resto noiosissimo. Ma guarda che fino a non molto tempo fa c'era il terrore di rimanere single. Che si diceva zitella, era umiliante, la donna rifiutata, le rubriche delle riviste femminili davano consigli. Capisco che arrivata a 28 anni hai paura di rimanere nubile. Non disperare, forse è in serbo per te ancora dell'affetto. Zio la mare, me mari da rogio. Non so vorrei scegliere mia. D'altra parte, faltavano la giovinezza a richiamarsi il corredo. Punto croce, orlo a giorno, punto erba, lenzuola, federe, asciugamani, tovaglie di lino, di bisso, organza. Permetterete che c'era qualche aspettativa alla fine, no? Beh, perché lei cosa credete? Che le ragazzine non abbiano lo stesso terrore? Bisogna truccarsi, mostrare le tette, arrancare sculettando tutti i giorni per la strada con vertiginosi tanti 18. Non è assolutamente vero. Ma no, è così. Come se il femminismo non ci fosse neanche stato. Ecco,
Il femminismo, una cosa vecchia e sepolta. Perché? È brutto vestirsi bene e farsi ammirare? Era bello allora quel cotolone, gli zoccoli, i capelli, i rendini? Ma lo devi fare per te, invece lo fai per i maschi, notoriamente attenti solo a culi e tette. Sì, però dopo gli uomini li volete protettivi, profondi, ma cosa pretendete se li cercate in quel modo lì? Siete terrorizzate di non essere volute, tali e quali alle vostre nonne, zitelle se non avevano il fidanzato a 25 anni, solo che voi dovete farvelo a 15, vi rendete conto? Invidiosa? E voi avete quel modo di fare, con il mento alzato fate quasi paura. Secondo me non lo fate per noi, la vostra competizione è con le altre. Caro mio, i posti sono pochi, in qualunque situazione. Dietro ogni donna si può nascondere una rivale. Bisogna contendersi tutto, il vestito in saldo, il marito, il lavoro, l'amico. Sì, e così lavorerete tutta la vita come delle mosche, vi farete siliconare, tirare la scarpa. E tutto per paura di non piacere, per paura di rimanere sole. Ti senti sola con la tua libertà. Ma perché non posso esprimermi attraverso il mio corpo? Lo so. Sono figlia dell'età dell'immagine. E allora, cosa c'è di male? Non ci hanno liberate proprio le femministe? Il corpo è mio e me lo gestisco io. Veramente quello era l'utero. Con l'adolescenza il mio corpo è cambiato. Seno, fianchi, di colpo ero grassa. Chiudevo gli occhi davanti allo specchio. Uno, due, tre. Quando li riapriva ci sarà una ragazza smilza, perfetta. Li riaprivo, sempre lei. Quella grassona che si era mangiata la bambina che ero e che piaceva tanto a tutti. È stato difficile diventare una donna, ma ora ho fatto un sacco di ginnastica e non ho più un filo di cellulite. Certo che lo uso questo potere, e come se lo uso? Oh, ma che ansia! Io vengo dopo Madonna che cantava le cavirgi mostrando il pizzo delle Giseno. Le femministe che andavano via senza saranno inorridite, ma la vista della spallina delle Giseno. Che fascino, che bellezza! E che liberazione! Quando ero giovane io ero ossessionata che si vedesse la spallina. Sì, ma queste mi sembrano tutte cose di facciata, e quando si è dentro casa che iniziano i peli. Gli uomini non tollerano l'idea di vivere con qualcuno alla pari, neanche i più gentili. Sai cosa mi dice mio marito? Tesoro, io ho steso la lavatrice. Sì, capisci? Che significa? Sì, lo so, era compito tuo, ma siccome non ce la fai e io sono caritatevole, ecco, ti ho aiutato, ringraziami e senti di altro un po' colpa. E le madri? Lo sai la mia? Quando mio marito mi aiuta a riempire la lavastoviglie, lo guarda e dice, puarin che bon che l'è. Guardalo Paolo, te sarai stato fortunati a trovarlo così, Guardalo, guardalo. Sì che le mamme sono così, come fanno gli uomini a cambiare? E nessuno si accorge mai di quello che fai tu, che è continuo, impercettibile, non ti puoi fermare. Come l'universo, devi girare intorno. Girava in rete una storiella comica, ma vera. Moglie e marito guardavano la TV quando lei dice sono stanca e tardi, penso che andrò a letto, vai in cucina, sparecchia, prepara le tazze per la colazione per l'indomani, prepara i panini, vai in bagno, prende vestiti asciutti, carica un'altra lavatrice, tira una maglia, sistema un bottone, vai in bagno, si lava le mani, guarda le unghie e intanto il marito. Pensavo stessi andando a letto. Ci sto andando. Poi mette un po' d'acqua per il cane, mette fuori il gatto, passa da uno dei bambini che sta ancora facendo i compiti e parla con lei. Stai ancora facendo il problema? Guarda, basta togliere le vene vendute ed è fatta. Finalmente va nella sua stanza. Sistema la sveglia per il giorno successivo, le scarpe, i vestiti e finalmente a letto. Intanto il marito annuncia. Vado a letto. Va in bagno, fa la pipì, si gratta il sedere e pensa. Che palle, domani devo farmi la barba. E senza altri pensieri va a dormire. Ora, chi vedo io perché le donne?
donne vivono più a lungo, perché sono fatte dei percorsi più lunghi. È il tempo che è diventato lungo. È troppo quello concesso a una coppia per stare insieme. Sapete perché si chiama passione? No. Ma perché passa. Beh, a me piaceva però la sera stare lì con la mia persona in letto, farsi le coccole, ridere un po', scherzare, raccontarsi la giornata. Insomma, viverla un po' in allegria. Sì, caro, ma ormai senza più neanche un brivido, un'attesa, un'aspettativa. Insomma, la pace dei sensi, E dopo gli acciacchi, i lamenti, la pancera e la macchinetta della pressione sul comodino. Sì, sì, e così si fanno prendere dal panico e si lanciano alla ricerca dell'eterna giovinezza con compagni poco più vecchi di noi. Devo parlarti. È da qualche mese che ho una relazione con un'altra e mi fa sentire di nuovo vivo. La nostra storia aveva fatto ormai il suo corso. Era una finzione borghese. E invece sono solo dei narcisi alla ricerca di conferme. Sono ancora desiderabile. Questa è l'unica ossessione che hanno in testa. Questo è l'amore irresistibile a cui non sanno mentire. Guarda, preferisco uno che si fa un affare di nascosto, mi sembra ancora la via più onesta. Parlavo domenica con una vecchia amica di come farebbe bene anche a noi ogni tanto cadere in tentazione. Pensaci. Sveglia all'alba. Bambini da preparare in fretta e furia per catapultare loro a scuola e te al lavoro, dove ti allieni per 9 ore davanti a un computer. Nella pausa pranzo vai in posta. Se ce la fai ti mortifichi con lattughina e carotine. Ti vesti come capita, non ti trucchi, ti dimentichi una mattina ogni 2 la crema anti-età. La tua collega invece è sempre perfetta. Tubino nero, tacca spina di cactus, giacchetta frizzavette messa in piedissima. Mai un cedimento e tu non ce la fai a starle dietro, perché a te i capelli si sporcano, la pelle ti si ingrigisce come quella del merluzzo, i tacchi ti fanno gonfiare i piedi e il tubino nero all'orlo scucito da mese non riesci mai a rimetterlo a posto. E così arrivi al lavoro con i jeans slardonati, il maglione frugna che fa i pallini, la coda di cavallo moscia. Ma la giacca, quella, ce l'hai anche tu e si distingue dalle altre. Sulla tua ha vomitato tuo figlio mentre lo guardava all'asilo. Quando sei sul lavoro ti senti in colpa perché pensi ai figli. Quando sei a casa ti senti una fallita perché ti reputi professionalmente una mezza cassetta. Quando ci torni sono le 7 di sera passate. Ringrazi la babysitter moldava che ti ha badato la prole. Prepari la cena. Il tuo fidanzato compagno marito lo vedi di sfuggita, ma siete entrambi così stravolti che riuscite a parlare soltanto dell'assicurazione auto scaduta. Poi fa. All'improvviso arriva lui, belloccio quanto basta. Si accorge di te e decide che sei la creatura più desiderabile dell'intero sistema solare. Ti guarda come se fossi Venere. Ti ascolta come se fossi il Padre Eterno. Ti vuole qui, ora, subito, con l'urgenza di una passione bruciante. E tu ti fermi, ti concedi e tradisci, anche solo per un giorno. Vi sembra più grave così, cavarsi una soddisfazione senza che nessuno se ne accorga, o buttare la famiglia nel cesso? E poi quel senso di fallimento come se non ti fosse rimasto più niente di tutta la tua vita. E i sensi di colpa? Ho lavorato troppo poco, dovevo parlare di più, dovevo tacere. E i figli ne soffriranno, non fate finta che non sia così. I miei ragazzi sono assolutamente sereni, almeno quando sono con me. Crescendo se ne faranno una ragione. Ma era così bella quella storia del principe azzurro, così rassicurante che e vissero per sempre felici e contenti. Sì, sì, ma ditelo, almeno ammettetelo che state facendo del male. Cos'è il male, se no? La sapete da fare mia cugina Anna? No. Anna ha una figlia di 4 anni, che si chiama Alice, un bel lavoro e un marito sempre fuori. Poi scopre che lui è un'altra, da moltissimo tempo. Scusa, ho sbagliato. Ma ora
deciso. Voglio stare con te. Anna chiude gli occhi, fa un bel respiro e risponde. Va bene. Lo faccio per Alice e anche un po' per me. Sembra sia tutto a posto, ma non lo è. Lui non ha deciso affatto. Vattene! Lo faccio per Alice e anche un po' per me. Poi arrivano gli avvocati. La casa a me. Il televisore a me. Il computer a me. Le padre a me. E Alice e il suo cicciovello, la sua barba di cavallerizza a me. No, a me. Stronzo. Santo il sugo. Fanculo. Fanculo tu. Poi arrivano la solitudine, la fatica di vivere e la copia letto di Alice. Tanto io lo so che voi state solo facendo finta. Poi fate pace e torniamo come i normali. No, Alice, non stiamo facendo finta. E i normali non esistono. Alice si arrabbia, Anna si avvilisce, lui sta con l'altra e un sabato sì e uno no, arriva leggero e sorridente e porta via Alice con sé. Per un weekend da fidanzati. Un giorno Anna viene convocata dal suo capo ufficio. Anna, buongiorno. Stavo controllando il tuo lavoro. Sei proprio da capo. Grazie. Vorrei promuoverti, ma... Ma? Ma per far carriera devo andare all'estero. All'estero? Già. Se resti impantanata qui, ti lascerò a passire. Nella vita, cara Anna, bisogna avere coraggio. E io non so se tu ce l'hai. Ma come? Coraggio? Io, Alice, che si arrabbia, che fa la pipì a letto, ha un papà con cui gioca ai fidanzatini, un sabato sì, uno no. Io non posso andare all'estero. Pazienza, cara Anna. Ora scusami, ho tanto da fare. Anna è rimasta qui. L'ho fatto per Alice e per il suo papà. Alice non fa più la pipì a letto, ma ogni tanto sogna ancora i normali, anche se sa che i normali non esistono. Suo papà è stato promosso e forse si trasferirà a Chicago. Ma chi lo dice che al cuore non si comanda? Secondo me i matrimoni dovrebbero cominciare proprio quando la passione finisce. È allora che capisci se vuoi costruire una casa, un rifugio in montagna o una serie di ruderi da abbandonare nel deserto. I matrimoni dovrebbero essere concessi solo ai creatori, agli artisti. Ma bisogna esserne due, uno da solo non basta. Sì, comunque, qua mi sembra che abbiamo avuto tutte vicende all'acqua di rosa. Guardate che ci sono situazioni da incubo. Quelli che scambiano l'amore per il possesso diventano violenti. Non è di questo che dovevamo parlare su questo teatro? E gelosi, tirchi, che per ogni spesa sono polemiche e rinfacce. E tu intanto devi pagare il tendista dei bambini, comprare le scarpe perché quelle vecchie sono diventate piccolissime, le bollette del gas. E ti viene quell'esasperazione ad essere sempre lì, allo stesso punto, con i soliti scontri, le parole dette 100 volte e magari le botte, che scapperesti non si sa dove. Aria, aria, meglio andare coi tempi. Tu eri veloci, via, via, tutto si cambia. Profumo, detersivo, amico, marito. Sì, ma così, scusa, ti senti un attimino oggetto, E poi mi spieghi come si fa a crearsi un'identità in questo modo. La libertà è il primo desiderio della natura umana. O tu mi apri nuove aspettative o io cambio. Le donne di oggi lo sanno e lo fanno. Forse anche le donne di una volta lo sapevano, ma stavano lì perché altrimenti come si sarebbero mantenute? Gli uomini invece sono sempre potuti disfare della parte debole. C'era il ripudio, prevedeva anche la legge. Sì, e ora che vengono mandati via loro non si rassegnano. Poveri. No, è che diventiamo poveri nel senso letterale della parola e ne usciamo in mutande. Secondo me anche tutto questo melodramma di oggi, le telenovele, i reality. Lui che tradisce lei, la quale per consolarsi bacia suo cognato, il quale però ha un ripensamento quando vede la sua ex, che però adesso vuole solo rapporti occasionali. Si sguazza nel sentimentalismo volgare ed è così umiliante per tutti, degradante. Oppure sono tutti quei culi e tette delle TV commerciali. Ma una casa così non ce l'hai. E invece guardando Rete 4 ne sembra pieno il mondo. E poi è solo un corpo. Un corpo ti puoi anche sbarazzare con un bel colpo di pistola. O con un cuscino sulla faccia. O con un coltello nella schiena. Il fatto è che sono tornate ad imporre la loro superiorità con la forza brutta. O con la televisione. Tutte occhette collaborative, piacenti ed efficienti. Per forza voi giovani siete cresciute così, con le tette fuori. Ma tu sai ballare? No. Sai cantare? Ma no. Allora sai recitare? Nemmeno. Ok, dai. Sei perfetta per la televisione.
Quando le vedi in TV, ti domandi, ma da che pianeta sono scese? Perché nessuna ha le rughe, solo Margherita che mi sembrava vera. Quando andate sul governo Monti, ti ricordi che sollievo vedere la ministra Severino, vecchia, grassa e senza un braccio. Una mattina a Fatti Vostri intervistavano Miss Chirurgia Estetica, che con la chirurgia aveva ritrovato l'autostima. Ma molti dubbi che l'autostima venga da un taglio cuci che fa un altro sul tuo corpo. Beh, guarda, Lara Magnani diceva al suo truccatore, lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una, ci ho messo una vita a farmele. La faccia esprime la vostra vulnerabilità, le emozioni si manifestano qui. Sì, ma come fai ad aprirti agli altri se sei immobilizzato dal Botox? E poi, perché George Clooney è quello che piace a una donna, no? C'hai le rughe! Sono pieghe di espressione. Come sei espressiva! Incerta su dove vuole arrivare. È la strada che percorremo quel giorno in Provenza, quando si era fatto tardi, avevamo fame e voglia di far l'amore, non si trovava l'albergo. E la strada continuava tra i campi di lavanda e io sudavo e tu non ti perdevi d'animo e alla fine arrivavo. Poi c'è una ruga, piccola, ma profonda, tra le sopracciglia, breve, come la telefonata venuta da lontano a farmi piangere. Come la notte passata per aspettare notizie, come un'inutile preghiera. Ci sono due rughe sottili ai lati della mia bocca. Quelle sono le risate convulse tra i banchi di scuola all'ultima ora del venerdì, o ai funerali quando non si dovrebbe ridere, ma non si riesce a smettere, o nelle sere d'estate quando avevamo un po' bevuto. Il ventaglio di segni intorno ai miei occhi invece sono giornate di sole accecante sul mare e svolte improvvise, pianti immotivati, litigi, letture notturne fino all'alba senza poter posare lì. Le rughe sulla mia fronte sono come le onde del mare, come l'orizzonte di colline del mio paese, come i capelli di mia figlia quando si scioglie le trecce. Perché le donne sono tutte vestite da maggioresse. O da minorazze. Tutto è volgare, scenografie squallide, costumi sintetici comprati alla UPI che devono essere solo a livello mutanda. La realtà è che ci mancano continuamente di rispetto, sai. Ma pensa a Striscia che da 20 anni costituisce l'informazione. Ci sono due maschi ultra sessantenni che sparano barzelletta a doppio senso, circondate da veline in ginocchio che potrebbero essere loro nipoti. E purtroppo la delusione è contagiosa, con tutto urlato, condiviso, anche in rete. Tutti i commenti sono volgari, aggressivi. Anche quelli che si mollano lo sbandierano. E il modo ancora lo offende. Imparare a dirsi addio. Nessuno ne è più capace. Lasciarsi con dignità, senza ferire nessuno. L'addio di Nora è fatto con classe. Per questo mi sembra una commedia giusta. Io partirei da più vicino e dalla nostra storia, perché i nordici sono sempre stati più evoluti.
Ma in Italia, dove la vedi tu la classe? Nei vestiti di Armani e basta. Ve lo ricordate quel film di Ettore Scola? Una giornata particolare. Certo, sì. Era quello con Mastroianni e la Dora, no? Io sì me lo ricordo, lei era bellissima, anche se non più tanto giovane. Era ambientato nel maggio del 38, mi pare, quando Hitler è venuto in Italia insieme con il suo amico Mussolini e è andato ai fori imperiali a vedere i militari. E c'era quella portinaia fanatica che metteva le bandiere con la svastica dappertutto e teneva la radio alta per non perdersi neanche un passaggio. In questo film si capisce proprio cos'è la sfera domestica. Lei, Antonietta, la protagonista, sta a casa perché deve lavare, stendere e far da mangiare. Da quando le donne sono uscite da casa, gli uomini non sono più stati tranquilli. Renato, possiamo vederlo il film? Sì, dai. Sì, dai. Lo sai che se lo dico a tuo padre che ti viene ammazzato? Ma che male da dove?
quello che gli hai fatto se un figlio si rovina la salute. Lo sai che secondo me è da cieco. Chiedono a Dice Parroco e senti quello che ti dice. Ma quello è Dice Parroco, quello mezzo cieco. Tiene le gambe rare, stupido che non sei altro. E basta rilava la faccia, ridicolo. Tu la parola sarai da... Io la mamma non ci vado. Bravo, così ti rimandano a ottobre tutte le materie. E perché non ci dovresti andare? Andiamo in giro perché io... sono ciccione. E beh, grazie a me da bellezza. Vada a tutti, va. Mamma, mamma, qua c'è tu. Beh, non c'è. Vedersi attento al latte e al colle. Piglia le tasse. Stasera mi daranno il rango. Mamma, ma aiuto, metta la fascia. Maria Luisa. Tirate su. Va. Tira. Tira, dai. Ah sì, no. Mamma, mi stai a fare così. Ma è rimasto il braccio dentro. E non ci potevi stare più attento. E che faccio? Vado così. Mamma, ciao, vado a se ti ci vuoi soffiare pure il naso, non fa complimenti. Gabriele, vai in giro che fai schifo. Santa, mi ha fregato pure il pompone. Non si dice pompone, è parola straniera. Chiamalo pioppo, nappa, non so. Italianista, chiamalo pompone. E tu italianista pure i giornali che porti a casa. Ma che stai? Vostra madre ti ha alzata storta stamattina, eh? Ah, ma Santa, dalla giornata non mi ha fregato. Ero qua, come faccio, ma? E io due mani tengo. Ma spiegate un po', morbidoni. E noi la tua cerca, qua. Invece ha avuto lo scodiazzo. Ah, però lì stai. Credevo che ti voleva almeno rifare il letto tuo prima di uscire. Scusa, scusa, dai. Ma quello è già. È buono di giacco di nero. È pronta la colazione. È pronta, è pronta. Il resto di quando lui capisce le mani sulla vestaglia di lei. Quello da solo vale tutto il film. Ho letto le indicazioni del regime che venivano inviate ai giornali. Le chiamavano veline. Ma dai, come quelle di Striscia! La donna ha come scopo fare figli. Deve essere di statura media, un po' robusta, bianca, larga. È sconsigliato il matrimonio con... La donna alta, magra, piatta. Una giraffa dalla palette elegante. Le donne alte ed eleganti sono sicuramente sterili! Sì, fatto sta che nessuna, né magra né grassa, chiedeva aiuto ai mariti nel lavoro di casa. E nessuna delle contadine neanche si sedevano al tavolo con i loro uomini. Questo fino a 20 anni fa, ben dopo il fascismo. Guarda che per molte comunque l'indipendenza è arrivata proprio durante la guerra, quando i mariti al fronte, le donne a casa hanno dovuto mandare avanti le sorti della famiglia ed è stato lì che sono diventate indipendenti. Tribulatissime bisogna dire, ma indipendenti finalmente. Avevo già una figlia, un po' perché i soldi non bastavano, un po' perché avevo voglia di fare qualcosa per conto mio, fatto sta che entrai all'azienda del clan. Quando mio marito Franco lo seppe, andò su tutte le furie, ma guidare il tram era una gran bella soddisfazione. Mi ricordo di un controllore che non mi dava mai pace perché non indossavo mai il berretto. Un giorno l'ho visto da lontano, che mi aspettava al chiosco. Ho fermato il tram, sono scesa, ho messo il berretto sulle rotaie e ci sono passata sopra. Andando
dei mesi in Germania a lavorare ai campi. Risparmiai più che potevo. Misi da parte 4.000 lire. Io 4.000 lire non le avevo mai avute. Così comprai per la casa la camera da letto, completa di comò, comodino e un bel lavandino. E per la cucina, il tavolo, le sedie, una credenza e una stufa bianca. Insomma, tutto quello che serve per una famiglia. Alla mattina, prima di andare alle poste a lavorare, mangiavo un po' di farina di castagne mescolata con l'acqua, perché il pane e il latte lo davo al bambino. Fino alla sera, con la farina di castagne nello stomaco. Prima della guerra, ero grassottella. Poi, pian piano, sono diventata magra. Mio marito, richiamato, voleva che io restassi a Torino, a casa con mia suocera. Niente affatto, io me ne sono tornata a Novara da mia madre. Lì mi raggiunge una citazione del tribunale. Ho abbandonato il focolare domestico. Mio marito chiede e ottiene la separazione per colpa, la mia. Faceva in Fiat lo stesso lavoro duro e pesante che faceva l'operaio che avevo sostituito. Lui guadagnava 40 lire al giorno ed io ne prendevo solo 23. La minestra, sai, era importante. Mi ricordo che quando decidemmo di fare sciopero, il 5 marzo del 1943, sospendemmo il lavoro, ma restammo in fabbrica. Quel giorno però la minestra non ce la diedero, la mandarono ai maiali, piuttosto che darcela a noi. Abbiamo detto che era per il caro vita, non contro la guerra o contro il duce. Siamo riusciti a far fermare tutte le operaie, perché eravamo stufe di guadagnare così poco, in effetti. Alle 10, con un cenno di testa, macchina per macchina, ci siamo fermate tutte. Io ho fermato e mi sono alzata in piedi. Tutte le donne erano in piedi, vicino ai bancali. E la capa, cosa fate? Cosa fate? Lo sciopero riuscì. Fu favoloso. Qualche volta mio marito perdeva la testa. Se ne stava lì in casa, rinchiuso, nascosto, da mesi ormai. Voleva a tutti i costi le sigarette. Io gliele cercavo, mi ero messa d'accordo con un tabaccaio che aveva capito. Quando tornavo a casa, con la spesa fatta in giro per tutta Roma, le sigarette e tutto il resto, ero sfinita. Lui invece voleva sempre fare l'amore. Figurati io, ero stanca, troppo stanca. Per la fame non avevo più nemmeno le mie cose e avevo paura di rimanere incinta. Lui mi sembrava un fissato, mi saltava addosso quando ancora avevo in mano la sporta della spesa con un pezzo di pane, quel poco che avevo trovato. Io allora gli dicevo no. Lui gridava che mi ero fatta l'amante. Il mio professore era un sacerdote, né io né anche della mia famiglia ci occupavamo di politica. Un giorno ci fecero uscire tutti, ragazzi e ragazze, dalle scuole del paese e ci portarono in piazza a vedere gli impiccati che i tedeschi avevano appeso agli alberi. Penzolavano con un cartello sul petto. La piazza era piena di gente e stavamo tutti zitti. Poi ci riportarono in classe. Il mio professore si alzò dietro la cattedra e ci disse: devo dirvi una cosa importante. E non mi importa se qualcuno lo riferirà. Quello cui avete assistito è un assassino. Si rimise seduto e ricominciamo la lezione. Tornando a casa quel giorno, pensai che non era giusto lasciare andare così le cose. Seppi che non lontano dal paese, nei boschi, c'era un gruppo, una banda. Cominciai ad andare in giro portando lettere, disposizioni, giornali. I miei pensavano che andassi ancora a scuola dalle monache. Io invece mi macinavo ogni giorno 100-120 chilometri e tornavo a casa senza rimorsi per le bugie che dicevo. Da scollati sarà
erano anche ore buone. E noi facevamo lunghe passeggiate inutili. Nel senso che non si andava in cerca di roba da mangiare, ma camminavamo per stare insieme. Noi ragazze raccoglievamo margherite. Magari si ballava al suono della fisarmonica. Erano arrivati gli americani e il mio bambino costa vederli. I tedeschi tirarono una bomba e fu preso in pieno. Quando me lo portarono non c'era più niente da fare. Diceva: non fa niente se muore, l'importante è che ho visto gli americani. Maledetti! L'avete voluta questa guerra ed ecco come siamo ridotte, fatela finita! Tanto non la vincerete mai! E poi? E poi, finita la guerra, hanno scritto l'articolo 3 della Costituzione, quello che dice che siamo tutti uguali, indipendentemente dal sesso. Ed è allora che le Antoniette e quelle lì del film hanno potuto votare. Sì, ma ti ricordi che cosa è successo poi? Cosa? Che le donne nel giorno delle votazioni dicevano ai loro mariti: cosa devo votare, Oreste? Repubblica o monarchia? Beh, comunque è andata bene. No. Ci si batteva per l'uguaglianza e invece si sarebbe dovuto combattere per la tutela della differenza. Non sono d'accordo. La differenza è già una cosa raffinata. Un lusso da gente che l'uguaglianza ce l'ha già. Prima, io voglio che il mio voto valga quanto il tuo. Voglio essere pagata uguale col contratto regolare, anche se io posso restare incinta. E i programmi a scuola? Non voglio fare educazione domestica mentre mio fratello fa geometria. No! Deve fare educazione domestica anche lui. Comunque guarda che a scuola oggi sono le ragazze che prendono i voti migliori. E nei concorsi si piazzano tutte i primi posti. Magistratura, medicina, chirurgia, sono tenaci, scatenate. I maschi sono come i bambolati, rimasti bambini. E quelli sempre attaccati alla PlayStation, che almeno se stanno fuori si spaccano le ginocchia, ma almeno si sfogano. E le femmine sempre a controllare le parole, le intenzioni. Quella lì non è più mia amica, perché ha detto a Natale che sono asfissiante. Ma dai, sono tutte cose personali. Dovrebbe essere tutto più generale. Siamo ossessionate dai dettagli. Le riviste ci fanno a pezzetti e la palpebra allunghia. Anche noi poi ci vediamo così. Ve la ricordate quell'intervista per il giornalino fatta qui a scuola? Timida, riservata, un po' larga di vita. Come vorresti essere? Più socievole e meno timida e sicuramente più slanciata. Come ti vorrebbe un ragazzo? Più paziente, meno gelosa, più accomodante e sicuramente più detta e capelli lisci. Pensi che un ragazzo guardi prima l'aspetto fisico o il carattere? L'aspetto. E per te cosa conta di più? Il carattere. Come ti vedi? Di bello aspetto, carattere complicato, testarda, impulsiva. Come vorresti essere? Un po' più alta e avere una testa. Come ti vorrebbe un ragazzo? Più sicura, sincera e dolce. Come vorresti fosse un ragazzo per te? Moro, occhi chiari, simpatico, testardo perché più divertente. Pensi che un ragazzo vale prima l'aspetto fisico o il carattere? L'aspetto. E per te cosa conta di più? Il carattere. Come ti vedi? Intelligente quanto basta. Come vorresti essere? Ma un po' più altruista, buona, sensibile. Come ti vorrebbe un ragazzo? Disponibile, in tutti i sensi. Come vorresti questo ragazzo per te? Dolce. Pensi che un ragazzo guardi prima l'aspetto fisico o il carattere? L'aspetto. E per te cosa conta di più? Il carattere. Come ti vedi? Carina e simpatica volta, un brutto profilo. Come vorresti essere? Più gentile, generosa, caviglie più sottili. Come ti vorrebbe un ragazzo? Più dritto e culo. Come vorresti fosse un ragazzo per te? Alto, moro, occhi verdi, muscoloso, geloso ma non troppo. Gentile. Pensi che un ragazzo guardi prima l'aspetto fisico o carattere? L'aspetto. E per te cosa conta di più? Il carattere! Ma i maschi tra di loro mica parlano dei sentimenti, parlano di carattere.
calcio, di chi vince, di chi perde, di chi sta in panchina. Stanno anche tanto al computer. Sì, ma non ce la fai a pensare quando sei che giochi lì. L'avete sentita la storia di quel ragazzino di Bergamo? No. Oh, no. C'era sul giornale. Ragazzino porta a casa una nota, il padre gli rompe il videogioco, lui apre la finestra e si lancia dal quarto piano. Tutto nel giro di 10 minuti. Sono in balia di una macchina. Quella macchina gli ha fatto una balia assieme alla TV. Avete voluto l'emancipazione, il femminismo. Adesso i vostri ragazzi non sanno più dove sta il dentro e il fuori e si lanciano dalla finestra convinti di mettersi in piedi al game successivo. Ma al solito la colpa è nostra, dovevamo restare a casa. No, ma forse non siamo state capaci di proteggere la grazia del cuore. Cosa della vita, dicono in Sud America. Bambini, malattie, amori, morti, cose di donne. Forse a volercene liberare abbiamo perso qualcosa. Sono davvero più interessanti le riunioni in ufficio, con discussioni interminabili sulle strategie di marketing. Guarda che lavorare è necessario. Ci sono un sacco di cose che servono. Sì, la iPhone, la TV al plasma. Come facevamo quando eravamo senza? Comunque, guarda, il nostro riconoscimento doveva venire da fuori. Dentro casa non l'avremmo mai avuto, è sicuro. Così ci siamo fatte in quattro. Ci siamo divise. Ma dovevamo tenere insieme le parti, anche le nostre. No, caspita, dovevamo fare di più, non di meno. Dovevamo essere noi a cambiare le regole. Mettere noi i semafori, i cartelli, farli rispettare, rallentare il ritmo, rispettare i tempi della vita, per noi e per tutti. Ma non ditemi che dovevamo restare a casa. E così avete allevato dei figli pieni di spavento e i vostri compagni annullati nell'amor proprio. E quando un uomo è umiliato e ha paura, diventa pericoloso. Me riesco a stancare pure da morta.
più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che una donna manager entri in un consiglio d'amministrazione. Ma io ce l'ho fatta. È bello sentirsi uguali, stare spalla a spalla, stessi iPad, stessi iPhone, stessi stipendi. Ecco, finché sono stati gli stessi è andato tutto bene. Io ci ho messo un po' a raggiungerlo, si sa, ma poi l'ho perfino superato. Subito non gliel'ho detto, come se superarlo economicamente fosse un affronto alla sua virilità. Avevo paura di umiliarlo. Poi però gli ho offerto un viaggio a 5 stelle a Parigi. Da lì sono cominciati i guai, mentalmente, sottilmente. Un veleno si è infiltrato nel nostro rapporto. Io non ero più così simpatica, né tanto intelligente come prima. Ogni motivo era buono per assestare un colpo alla mia autostima. Un match continuo, senza esclusione di colpi, anzi uno dietro l'altro fino a quello definitivo. Portacenere di marmo, tirato in piena fronte una sera di maggio, tornati da un convegno sui tassi di interesse. You and Me, l'abbonamento ideale per chi non può fare a meno di mandarti più di 100 sms al giorno, 3.000 in un mese, la metà gratis. E lui ne mandava anche di più, non badava a spese il mio tesoro. Buongiorno, Zuccherino. Sei nel mio cuore. Baci, baci e ancora baci. Mi stai pensando? Le mie amiche me le invidiavano, il mio nuovo fidanzato. Sempre attento per un modo, non si perdeva una parola. Voleva sapere tutto, di me, dei miei amici, colleghi. Mi faceva regali, ciondoli, gattini, piantine. Non sapevo più dove metterli. Si ricordava anniversari, compleanni. Mi accompagnava ovunque, sempre e comunque. Poi ho cominciato a staccare il telefono per qualche ora. Non riesco a vivere senza di te. Devo vederti. Tesoro, comunque, rispondimi. Ti prego. Passerotto, scusami, dai. Lo sai che ti amo. Mi fai impazzire. Fatti sentire. La mia vita era cambiata. Non riuscivo a stare un attimo da sola. Dopo un anno ero esausta. L'ho lasciato. Per respirare, leggere, pensare, andare al cesso. Dai, cucciola, non può finire così. Dove sei? Perché mi eviti? Mi rispondi? Rispondimi! Se l'è presa. È diventato un altro aggressivo, violento. Mi aspettava sotto casa, al lavoro. Scopriva sempre dove andavo. A me ormai faceva paura. Amore, ti prego, te lo prometto, sono cambiato. Torna da me. Se no, succede qualcosa di brutto. Ma perché non mi rispondi? Ti vengo a prendere, sai? Pensi di fare la furba cambiando scheda del telefonino? Allora non mi conosci? Non mi sfuggi, stronza, che ti credi? Io mi ammazzo se non ti posso avere, ma prima ammazzo te. Volevo andare dai carabinieri. Prova a denunciarmi e vedi che ti succede. Le minacce, sempre più fitte, pressanti. Ho cambiato casa, macchina, ma mi ritrovava sempre. Io non volevo denunciarlo. Per colpa mia stava già tanto male, poveraccio. Ti prego, incontriamoci almeno un'ultima volta. Voglio solo parlare, te lo giuro. Poi ti lascio per sempre. Ti chiedo scusa, poi sparisco dalla tua vita. Come negargli un semplice appuntamento? Ho ceduto. Sono felice che hai accettato di vedermi. Grazie, amore. Non te ne pentirai. Alle 5, alla rotonda. Guarderanno negli occhi, sospese e smarrite.